non solo adesso, ma anche quando sarete titolari di negozio, andate sempre assolutamente verso la qualità perché solo quella paga. Altrimenti i cinesi ci fanno il mazzo, no? Perché così. Bene, l'affitto della poltrona è un'opportunità, come diceva Gloriana, per chi vuole, diciamo, allargare il proprio business. Mi perdoni se la interrompo, ma ragazzi, mi spiace. Manca ancora una ragazza che non abbiamo presentato. Finito il tempo. Finito il tempo. Ok. È finito il tempo, phone in alto. Fine. Sulle mani. E un grande applauso, perché comunque 20 minuti sono davvero pochi. Per cui, bravissimi. Abbiamo sicuramente modo di concludere poi il discorso perché è fondamentale investire sui giovani e anche questa manifestazione è sicuramente un investimento molto importante. Per cui io, Gloriana, se tu mi dai l'ok, mani in alto, io inviterei sul palco gli sfidanti della prova a tutto volume. Intanto ne approfitto per ringraziare il signor Landini che è nel parterre. Se vuole venire a dire due parole è sicuramente il benvenuto perché il nostro sponsor è Air Fashion, per cui un grande applauso. Grazie a tutti, siete molto più calorosi rispetto a qualche altro mio collega. Diciamo che è venuta molto bene questa manifestazione, sono estremamente contento di averla sponsorizzata, grazie. Grazie a lei, grande applauso ragazzi. Allora, siamo pronti, la prima sfida a tutto volume, vi ricordo che si tratta di una sfida di tecnica ma anche di interpretazione, per cui verrete valutati dalla nostra giuria per appunto la vostra libera interpretazione di a tutto volume. Siamo anche puniti. Lo so. Senti, io sì. Faccio il disturbatore. Possiamo far descrivere ai ragazzi il lavoro che hanno fatto così almeno mi piacerebbe votare la personalità anche dei ragazzi. Assolutamente, anzi. Però veloci, veloci perché Dobbiamo mi fare sta già molto veloci cazziando il perché. direttore. Esatto. Allora, Martina, scuola, voglio sapere tutto. Della Sara ho voluto creare questa acconciatura a tutto volume, penso che parli da sola, però rimanendo comunque su uno stile piuttosto, cioè, romantico con questi boccoli, questo movimento di base. E quindi ho voluto creare un look aggressivo, però allo stesso tempo molto fine, elegante e romantico. Assolutamente, giurati? Facciamo una passerella? Molto volentieri. A tutto volume, direi che di volume. Prego. Qua, modella, vieni. Beh, sicuramente il volume non manca, questo. Te
devo dire, questo sì. No, direi che ha ben interpretato rispetto a quello che voleva fare. Sicuramente forse c'è una grande, un eccesso forse di proporzione con il viso, però giustamente lei ha interpretato così, in questa maniera, ha dato moltissimo volume. Filippo? No, anche secondo me, dato che il tema era il volume, sei riuscita a interpretarlo molto bene, quindi a me piace molto. Vabbè, io l'ho avuto dal punto di vista social, nel senso di immagine a 360 gradi. Intanto lei è stata... Adesso mi cazzo perché parlo troppo. Direttore, aspetta. Non mi cazziare subito. Allora, Martina mi ha mandato una foto troppo da ridere quando me la mandate. E già quello, per me il personaggio, come dire, ha un voto in più. Per quanto riguarda il lavoro, a tutto il volume, qua di volume ce l'abbiamo, quindi la coppia direi che... Che tra l'altro che tu funziona. Di volume... Io di volume intendo. Sì, basso però il volume. Allora Martina, direi questo, che quello che farò io oggi è un po' dare anche un'indicazione rispetto allo styling. Con questo tipo di testa, questo tipo di look è sbagliatissimo. Perché? Perché a tutto volume hai esagerato, diciamo con questo discorso, capelli, potevi già esagerare anche sotto. In qualche modo mi ricorda un po' una Maria Antonietta, no, se vogliamo, perché ci sono anche questo discorso delle farfalle, sarebbe stata molto bene con una gonna molto ampia, ecco. Quindi ricordiamoci che a volte per valorizzare una testa bisogna sapere anche valorizzare tutto quello che c'è sotto, perché altrimenti non funziona. Sembra che, cioè funziona molto dalla vita in su, molto meno dalla vita in giù. Però... Va bene. Sì, ciao Martino, anch'io devo valutare la parte più legata allo stile. A me non, personalmente non mi piacciono molto i fiocchi colorati, io li avrei messi neri, come, perché tanto lei ha i capelli chiari, li avrei messi neri come perché mi sembrano due cose troppo diverse. Cioè sotto mi sembra più una discotecara a me quasi, e sopra super romantico. E a me ricorda tanto la prima Carrie Bradshaw, più che uno stile romantico, a me ricorda più una cosa figlia degli anni Ottanta. Però il volume non si può dire niente, ce n'è tantissimo. Grazie. Perfetto, direi che... Un grande applauso appunto a Martina, grazie, perché comunque è tanto lavoro questo. Accomodatevi pure. Avanti ragazze. Prego. Allora, mi chiamo Diamela, rappresento la Hair School Academy di Marco Mangano Chiavari. E ho voluto scegliere il tema tutto volume perché mi attirava tanto il mondo del cotonare, far qualcosa di puff. Però facendo questa conciatura ho ideato, mentre la facevo ovviamente, il look da selvaggia. Allora gli ho voluto dare il nome tutto volume da selvaggia. Allora vi faccio vedere. Dobbiamo far fare la passerella alla modella perché devono vedere tutti anche nel parterre, quindi prego, passerella. Accomodatevi qua al centro. Giuria. Ma direi che è molto carina, sinceramente a me piace molto, però il volume c'è poco. Consigli, voi immagazzinate tutto perché è preziosissimo. A me è piaciuta molto la presentazione che hai fatto del tuo lavoro, le motivazioni, quindi a me piace. Vabbè, io giudico, come dire, l'eccesso, per cui a tutto volume selvaggio mi fa impazzire, bellissimo, quindi va bene. Poi io di taglio così lascio agli esperti anche di look, però a me piace la personalità di Diamela, brava. Cristian. Ha interpretato molto bene il tema selvaggia. Se il tema fosse stato selvaggia ti avrei dato il voto, il tema era tutto volume, la prossima volta. Sì, anch'io sono d'accordo. Il vestito con le scarpe mi piace tantissimo, è molto bello il gioco che hai fatto, se me lo fai rivedere un secondo, dietro la testa, è bellissimo, è veramente curato. Il volume ce n'è poco, io non sopporto i cerchi alle orecchie.
proprio non mi piacciono, però quello quelli non mi piacciono, però la conciatura è molto bella, peccato che forse potevi provare a fare una cosa più grande, più voluminosa, perché ce n'è proprio poco. Perfetto. Prego ragazze. Angela. Salve, mi chiamo Angela, presento la scuola di Genova. Ho fatto una cosa di semplice e dolce. Perfetto. Poche parole, tanti fatti. Prego, passerella. Perfetto, accomodatevi. Giuria. Ma è una bella pettinatura, una bella conciatura, però anche qui secondo me mi manca il volume. Se il tema è questo. A tutto volume, ricordo. Mi manca il volume. Ecco. A me invece piace il concetto di semplicità che hai espresso nel presentarla, quindi per me, a me piace. Allora, per me Angela ti volevo un po' più cattiva, però vabbè, il lavoro è comunque carino, però ti avrei preferito un po' più cattiva, ok? È carino, ma mi fa un po' ballo delle debuttanti, quindi anche qua potevamo esagerare un pochino sul volume. Teniamo presente che quando si partecipa a un contest di questo tipo bisogna in qualche modo anche un po' esagerare, qui c'è poca esagerazione. Io trovo che ci sia un pochino di incoerenza tra la pettinatura, che come ha detto giustamente Cristiano è molto bon ton, e il look. Non mi piace tanto l'abbigliamento con il jeans, la zeppa in corda che fa molto beach, e la camicia di lino, crossa lino. È bella, è molto carina, le sta bene col viso, mi piace la proporzione che le fa, però ha una bella conciatura, tutto lì, nel senso. Avresti usato di più? Sì, sicuramente. Perfetto, un sacco di consigli anche per te per migliorare. Prego, l'ultima nostra concorrente di A Tutto Volume, Serena. Io sono Serena, vengo dalla scuola Futura di Savona, lei è Alba, e ho voluto rappresentare A Tutto Volume senza esagerare troppo e basta. Hai cercato l'equilibrio un po'. Perfetto, te la passerella. Perfetto. Prego, giuria. Allora, sicuramente non è molto pulita come acconciatura, però è originale, su questo non c'è dubbio, ha una bella forma originale. Mi allineo a quello che ha detto il presidente, mi piace molto anche il vestito, ma quindi come hai scelto di vestirlo? Allora, parliamo di social, qua c'è stato il delirio, l'ovazione, quindi a Serena un voto positivo assolutamente. Ci sono i fan. Allora, mi sembra che in qualche modo ci fosse l'intenzione iniziale, no? L'avrei ad esempio vista un po' di più tipo Marge Simpson, avete presente? Perché sembra prendere il volo, ma in realtà a un certo punto si ferma. Un grattacielo, se non è il grattacielo più alto, non ha senso di esistere. Allora, questa la ricorderemo, la segniamo. Allora, a me piace molto l'onda che hai fatto sul ciuffo, che nella mia testa riprende il boccolo, quindi non so se tu l'hai inteso così, ma a me piace molto. Non mi piace, magari una piccolezza, ma è il trucco. Non mi piace il trucco rispetto a tutto il resto con i capelli, secondo me c'è troppo. I capelli ha una pettinatura comunque strutturata, il trucco è un po' pesante, il vestito comunque si fa vedere. Avrei cercato
di essere un po' più moderate, però le sta molto bene, mi piace bene. I nostri giudici ne sanno una più del diavolo, come si suol dire. Allora, adesso chiederemo alla giuria di darci un nome. Chi secondo voi passa la prova a tutto volume? Ne ho messi tre, diciamo, tre che più o meno è sullo stesso livello. Tra i tre scelgo Ornella, la conciatura di Ornella. Diamela. Diamela. È un nome difficile, è un nome difficile. Bisogna. Io scelgo Martina. Su. Allora, anch'io sto per Martina perché, vabbè, se il nostro boss qua ha detto che è vero, poi c'è sì, però a tutto volume è Martina. Quindi Martina. 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 Perfetto. Ringraziamo i ragazzi che hanno partecipato alla sfida di A Tutto Volume. Chiamo adesso sul palco i ragazzi che si sono adoperati sulla sfida Viso d'Angelo. Grazie. Quindi abbiamo capito dalla prima votazione che l'ala esigente è l'ala 360 gradi. Ricominciamo dai... Perfetto ragazzi, guadagniamo. Allora, prova Viso d'Angelo. Partiamo con Alessandra, scuola futura di Savona. Ho scelto Viso d'Angelo perché la mia modella è un viso molto aggraziato, mi piace moltissimo, e come tema madre natura, perché secondo me bisogna molto ispirarsi a quello che in natura abbiamo. E ho cercato di appunto mostrare madre natura sia con il vestito che con un trucco molto semplice, molto naturale, e con l'acconciatura di prendere i boccoli appunto per Viso d'Angelo, molto, molto delicato con questi fiori in modo che rendessero un pochino più particolare, diciamo, l'acconciatura. Perfetto, ha spiegato tutto nel dettaglio, quindi prego, modella passerella. In a dark room, we fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. Prego. Dicono di sistemarvi socialmente. Allora, giurati, invertiamo un po' l'ordine, prego. Ciao Alessandra, allora, la pettinatura a me piace, trovo terribile il resto, sembra più una conciatura bucolica che una conciatura da Viso d'Angelo, perché con questi fiori, foglie, siamo più una giornata in campagna, secondo me, che un vero e proprio angelo. È molto bella la conciatura, non avrei messo fiori anche le foglie in faccia, troppo. Quando guardavo, no, mentre preparavi, la conciatura mi piace tantissimo, funzionava molto di più senza la rucola e i fiori della torta, ok? Perché se ci sono i fiori finti non pagano quasi mai. E, Viso d'Angelo poteva avere una sottoveste bianca in seta,
pulita e avresti vinto. Allora, io invece, Alessandra, vedo super stilisti che sono sul palco con un tot di persone e non sanno dire una parola. Per cui mi è piaciuto come hai raccontato il tuo lavoro. Diversamente da loro, per me è azzardato, poi io premio sempre chi azzarda, quindi sicuramente un voto positivo. Io mi allineo alla sua introduzione e dico che anche a me piace l'originalità e quindi brava. Presidente. L'acconciatura mi piace molto, sicuramente i fiori potevano essere o diversi o non esserci, però comunque non è, è un bel lavoro. Un grande applauso allora per Alessandra. Ci siamo beccati il nostro primo bu, quindi esatto, tutto va bene. Prego ragazzi. Enrico. Enrico Genova, lui è il mio modello Daniel. Abbiamo fatto l'angelo cattivo, abbiamo fatto e niente, gli abbiamo sparato i cavalli, gli abbiamo fatto dei disegni dietro. Poche ma fondamentali parole. Angelo cattivo, prego, passerella. Prego. Guadagnate il palco. Foto di rito. Fatta, perfetto. Ok, ciao Enrico. Allora, mi piace la presentazione. Ma lo so che dire te, perché è un ragazzo. Ora ti piace. Incorro. Incorro. Fa un po' calciatore, secondo me. Cioè, è la moda dei calciatori di oggi che hanno la cresta super gelata, il disegno. Mi piace, è originale, mi piace. Avrei fatto un po' meno forse Ghirigori sulla testa, perché ripeto, in TV ne vedo fin troppi, però mi piace. Allora direi un'interpretazione sicuramente molto maschile del tema dell'angelo, e questo ci può stare. E il taglio, gli occhi l'ho visti, quindi questa cosa di dire l'angelo nero... Ok, mi piace sempre molto di più un tema interpretato così com'è, ok? Quindi un pochettino più letterale. Devo dire una cosa, se avessi i capelli, comunque i capelli da te me li farei tagliare, perché allora... E questo è un gran complimento, perché, porta vi spiego caso. Perché, perché effettivamente è un taglio un po' di tendenza, ok, che va, però ci sta anche star sul pezzo, secondo me, no? Perché a volte, lavorando così con gli hairstylist, i parrucchieri, o sono troppo avanti o sono troppo indietro. In questo caso vedo che la particolarità è star sul pezzo, essere contemporanei, essere all'oggi. Spesso gli hairstylist non lo sanno fare. Il resto non mi piace molto, ma bello taglio. Ci si può lavorare. Alberto. Allora, Enrico ha fatto il grosso quando era giù, poi quando è salito. È un po', è vero, puoi stare qua sopra, Però Enrico, hai rischiato, mi piace, ti dico che l'immagine del tuo lavoro è una di quelle candidate ad essere la copertina del, del prossimo Parrucchierando Magazine, che è una rivista esclusivamente online, quindi più di così, bravo. Bravo, anche secondo me, dal punto di vista social è molto figo, bravo. È un bellissimo lavoro, secondo me non l'avrei messo in questa categoria, però mi piace molto. Direi che è andata, ragazzi. Prego. Inequivocabile, Angelo. Mi chiamo Luca, frequento il Cavon di Vicenza e ho voluto creare una conciatura molto semplice e poi il vestito penso che pari da solo. Perfetto, anche qui poche parole, tanti fatti. Prego, passerella. Benvenuti.
giuria. Allora, ciao Luca. Qui è esattamente il contrario, secondo me, di quello che abbiamo visto all'inizio, cioè che sia il tema, il viso d'angelo, è assolutamente inequivocabile. Lo chignon lo adoro, è bellissimo, mi piace un sacco. Troppe piume. Cioè, si vede, è una pettinatura fine, le sta molto bene. Anche ora le vedo ora sulle ciglia, non avrei messo tutto questo insieme perché si capiva da solo. Però la pettinatura è molto bella, mi piace. Allora, trovo il tutto un po' didascalico, come dire, l'angelo, ok, l'angelo. Quindi manca un po' l'interpretazione. In questo, ad esempio, c'è un errore contrario a quelli che hanno fatto magari dei gruppi che ho visto all'inizio, perché abbiamo più look che acconciatura e quindi non è bilanciatissimo. Invece qua era viso d'angelo il tema, giusto? Esattamente. Allora io dico che può essere l'uovo di Colombo, perché non fare l'angelo, quindi Luca, hai fatto esattamente quello che si richiedeva, quindi bravo. È sul pezzo. Sì, hai interpretato in maniera didascalica quello che era il tema, quindi fatto bene. Al di là delle piume, come si diceva, secondo me è perfetto. Perfetta la conciatura, è perfetto il trucco e l'abbigliamento. Perfetto ragazzi, accomodatevi, spazio a Erika. E questa è Tentazioni Air Academy di Chiavari. Questa è la mia modella Erika, il mio tema è il viso d'angelo. Ho voluto creare questa acconciatura molto semplice, con un bel ciuffo che cade verso il viso e due piccoli mucci che mi è piaciuto. Due ali? Sì, facciamo così, due ali. E tutto molto semplice, anche il vestito, il trucco, è tutta una cosa molto semplice. Perfetto, semplicità, prego. Tira l'altro, ma io tengo l'ultima parte del puzzle.